signora, scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte e quando s'affaccio al balcone vedenamente, mentre arracquate il rose vi ammiro di rimpetto. Signora, che bella cosa, quando spannite calze e reggipetto. Vostro marito Cosimo Pellecchia è veramente un uomo fortunato, che bella mogliettina si è trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate la curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio e supportà, no marite che l'età, come vivete solo per i fiori? Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente me lo dà, eh sì, me lo dà, me lo dà. O dura Gesù purca, mio marito e che l'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate la chitarra, per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento. Una suonatella al giorno è davvero un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo Pellecchia, oltre al riposo non pretende niente, si fa un'oretta a letto allegramente mentre voi solfeggiate sul sofà. Ah, mo capisco fatto come va. Chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio e supportà, no marite che l'età. Certo la vita è dura, in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore, e tutti i giorni dopo sullo va arriva il professore, ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O coraggio e supportà, no marite che l'età. Signore, se un giorno per combinazione il professore manca la lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O coraggio supporta, no marito e che l'età. Tenetemi presente.